Lorenzo Arbore, il clarinetto. Chi canta è Gianfranco, la base ce l'ha offerta Instrumental Sound Pro. Buon ascolto e vai col clarinetto. Via! Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Oh, ma il clarinetto, oh, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Oh, il clarinetto, oh, si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto? Jazz, per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila. La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge e così nasce un bel blues. Senza la chitarrina non puoi far manco una canzoncina un po' svettina in do. E allora come fo per fare un po' filu 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 fila? La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. E questo era il clarinetto di Renzo Arbore. Chi ha cantato è Gianfranco. Buon ascolto.